Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Da circa 15 anni vengo sottoposto a trattamenti disumani, torture fisiche e psicologiche attraverso una tecnologia satellitare che riclona le mie frequenze e rimettono all'interno del mio corpo e del mio cervello delle armi ad energia diretta ad onda convogliata che viene sparata dal satellite attraverso le frequenze narcolettiche, frequenze ipnotiche, frequenze infracraniche. La notte, da 15 anni, non riesco più a dormire. Vengono manipolati i miei parenti, vengono manipolate le persone che mi circondano e non si accorgono di essere manipolate, di essere controllate dal sistema narcolettico ipnotico. E le mie ricerche stanno arrivando purtroppo a una verità molto sconcertante. In Italia gli animoidi non siamo noi, ma è tutta la popolazione inerme che non si accorge di essere pilotata, narcotizzata e usata come cavia umana per scopi di manipolazioni delle masse, di manipolazioni delle assunzioni di sostanze stupefacenti, di manipolazioni delle assunzioni di farmaci, senza nessun tipo di patologia, senza nessun desiderio, senza nessuna dipendenza. Un avviso: non sentite falsi profeti che dicono di avere il microchip in testa e se noi non abbiamo il microchip siamo dei pazzi e dei schizofrenici. La tecnologia ad arma, ad energia diretta, satellitare, infracranica, non utilizza microchip, ma utilizza onde ionizzanti che si aggrappano sul nostro corpo durante la notte e il satellite in trigonometria GPS segue il nostro corpo attraverso una sovrapposizione di frequenze, una sovrapposizione di frequenze catalizzanti, una sovrapposizione di frequenze infracraniche sparate all'interno del nostro corpo, all'interno dei nostri polmoni, all'interno della nostra pineale, all'interno dei nostri occhi, all'interno dei nostri condotti uditivi, creando una sorta di narcolessia, una sorta di manciuriani, una sorta di morti viventi comandati a distanza con radiofrequenze ipnotiche. Un saluto a tutti da Emiliano Babilonia.